Domenica 27 marzo 2022 vi parlo da Villa Viviani sulla collina di Settignano, dove sta per concludersi una tradizionale manifestazione promossa ogni anno dall'antica Compagnia del Paiolo, qui rappresentata alla nostra postazione dalla Presidente Anna Bini. Manifestazione che celebra San Giuseppe nel giorno della ricorrenza, anche se ormai è passata più di una settimana, ma questo appuntamento ovviamente è imperdibile perché è uno dei momenti più importanti dell'attività annuale dell'antica Compagnia del Paiolo, insieme alla tradizionale festa di fine anno durante la quale sempre qua a Villa Viviani vengono nominati i paiolanti d'onore, e l'elenco dei paiolanti d'onore è ricchissimo di nomi prestigiosi di personaggi che sono nati nella nostra città o hanno dato lusso alla nostra città con la loro attività professionale. Sono stati premiati uomini politici, scrittori, registi e quant'altro. Vorrei che Anna Bini presentasse ai nostri telespettatori l'edizione 2022 di questo premio e ci ricordasse anche come è nato e con quali finalità, e poi passeremo la linea alla regia per le numerose interviste raccolte nel corso del pomeriggio. Questo premio del Paiolo è nato 5 anni fa e è rivolto a persone o botteghe che, mantenendo e proseguendo la tradizione di famiglia, mantengono vivo l'artigianato e lo trasmettono nel mondo. Ecco, portano l'artigianato di Firenze e le loro capacità nel mondo. I premiati di questa edizione ovviamente portano, pur essendo giovani, portano avanti una tradizione di famiglia radicata ovviamente nel tempo, negli ultimi decenni, ma che ha radici profonde nella nostra città. Uno è addirittura un arrotino che gestisce anche la coltelleria, e l'altro è un bronzista, quindi due antiche lavorazioni fiorentine. Ora noi ovviamente vi proporremo anche le immagini della consegna dei premi, però vorrei che prima Anna ci ricordasse anche l'attività intensa dell'antica Compagnia del Paiolo, che è nata da un gruppo di pittori e scultori per stare insieme, riunirsi intorno a una tavola, parlare d'arte, ma poi ha ampliato il proprio raggio d'azione con manifestazioni come quella odierna che allargano l'orizzonte degli interessi del Paiolo e dei paiolanti. Sì, infatti, oltre a queste due, la nomina dei paiolanti d'onore e la premiazione del premio San Giuseppe agli artigiani, ci sono altre attività che coinvolgono le varie sezioni, dalla mostra d'arte al concerto, la presentazione del libro, la manifestazione di anche la visita a un museo, ad una mostra, o la gita turistica, che coinvolgono un po' tutto il Paiolo. Purtroppo la pandemia, come tutti, ha bloccato queste attività, ma noi abbiamo cercato di rimanere collegati attraverso la piattaforma Zoom e con delle conversazioni. E anche con la pagina Facebook. Per cui, insomma, rimaniamo in contatto con noi e con gli altri attraverso questi mezzi che oggi la modernità ci consente di avere. Alessandro Sorani ovviamente stasera non è solo in veste di socio del Paiolo, ma anche nella sua qualifica di presidente di Confartigianato Firenze, perché i due premiati sono associati di Confartigianato, e quindi lui con molto orgoglio l'ha presentata al pubblico di Villa Viviani, e ora vorremmo che sinteticamente li presentasse anche ai nostri telespettatori. Infatti è stato un grandissimo onore presentare due grandi artigiani del nostro territorio. Duccio Banchi, che continua con grande competenza e capacità la professione del padre di bronzista nel cuore dell'Oltrarno. E per noi è molto importante che i giovani raccolgano l'eredità paterna, l'eredità della famiglia, per portare avanti i nostri antichi mestieri. E poi c'è Leonardo Donnini, che porta avanti un mestiere particolare, quel arrotino che si è trasformato da un mestiere così un po' marginale, se vogliamo, è riuscito anche attraverso i social media a trasformarlo in elemento centrale, a rendersi protagonista nel suo mondo ed essere oggi riconosciuto a livello europeo, tanto che tanti dei grandi chef si rivolgono a lui da tutta Europa proprio per affilare le loro lame.
Il Comune di Firenze da sempre a fianco dell'antica compagnia del Paiolo, anche stasera era presente alla cerimonia con ben due assessori e un consigliere comunale, fra questi assessori Cecilia Del Re, assessore al turismo, e il turismo ha sempre prosperato a Firenze proprio grazie all'artigianato e agli artisti che per fortuna dal Rinascimento in poi si sono susseguiti con continuità. Sì, la nostra città è una città che è fortemente legata al settore dell'artigianato e sempre di più i nostri turisti, i visitatori che vengono a Firenze da tutto il mondo cercano il pezzo unico, cercano la storia che si nasconde nelle botteghe dei nostri artigiani, botteghe storiche come nel caso di Duccio Banchi e Leonardo Donnini che oggi abbiamo premiato insieme alla Compagnia del Paiolo, ma anche ecco, giovani innovatori che oggi imparano questo mestiere e portano delle innovazioni anche con il digitale proprio per comunque saper restare al passo coi tempi e saper innovare delle lavorazioni che però su Firenze ecco, si sono radicate e qui sono nate. Ovviamente non poteva non presenziare a questa manifestazione l'assessore all'artigianato del Comune di Firenze Federico Gianassi, al quale lascio velocemente la parola. Sono davvero contento di essere qui per questa bella occasione. Bisogna ringraziare davvero l'antica Compagnia del Paiolo che vuole sempre mettere al centro dell'attenzione il mondo degli artigiani fiorentini. E due straordinari artigiani in questo caso, perché Leonardo e Duccio rappresentano due storie diverse, la coltelleria e l'attività del bronzista, che insieme a tante altre rappresentano un pezzo dell'identità e dell'eccellenza di Firenze, quegli artigiani che trasformano idee meravigliose grazie al lavoro delle mani in opere d'arte. Ora Firenze sta ripartendo, lo vediamo in questi giorni, in queste settimane, persone che sono tornate ad ammirarla da fuori, c'era bisogno di Firenze e noi nel ripartire dobbiamo promuovere la nostra bellezza, quella culturale certamente, quella architettonica di sicuro, quella museale, ma anche quella dei nostri artigiani, che sono un pezzo dell'identità, dell'economia e del lavoro della nostra città. Mirko Dinamo Ruffilli, consigliere comunale con delega da parte del sindaco Nardella alle tradizioni fiorentine, e stasera siamo nel pieno della tradizione fiorentina perché l'arte e l'artigianato sono state due colonne portanti per secoli e speriamo lo siano ancora per secoli della nostra città. Ma sicuramente l'artigianato è una colonna portante della nostra storia, della nostra cultura, della nostra tradizione, proprio del nostro tramandare i saperi e le conoscenze. Firenze nel mondo è riconosciuta non soltanto per i suoi monumenti ma proprio per le mani dorate dei nostri grandissimi artigiani. E oggi abbiamo veramente due esempi importantissimi che rappresentano appieno la fiorentinità e la nostra storia, quindi un momento bellissimo. Uno degli ospiti più importanti di questa cerimonia è Luciano Artusi, ben 100 libri pubblicati sulla storia di Firenze a 360 gradi, dalle buchette del vino alle grandi chiese, ai campanili, a tutto quello che c'era da indagare, diciamo un'operazione di archeologia storica di Firenze. Ho cercato di indagare. Oggi siamo a parlare di artigianato, di arte e artigianato, perché questa antica compagnia fu fondata oltre 500 anni fa, quando arte e artigianato convivevano quotidianamente sotto lo stesso tetto. Certo, ma poi dalle botteghe d'artigiani sono usciti gli artisti, i grandi artisti. La bottega era l'università di allora e tutti i grandi artisti che sono o nati a Firenze o hanno vissuto e operato a Firenze sono passati dalle botteghe e quasi tutti dalla prima bottega come orafi. Questo premio per San Giuseppe è importantissimo perché viene sottolineato il premio agli artigiani e gli artigiani è stata l'anima di Firenze, artisti e artigiani è stata l'anima di Firenze perché con le 14 arti minori, le 7 arti maggiori dal Medioevo in poi Firenze è fiorita a grande città, a grande potenza anche economica grazie proprio all'artigianato, alle botteghe fiorentine, e quindi il riconoscimento agli artigiani è una cosa essenziale, importante, perché gli artigiani sono l'anima di Firenze. Concludiamo il servizio con i due premiati, iniziando da Leonardo Donnini, che come ditta reciterebbe Donnini Coltelleria e Arrotino. Sì. Ora, come è stato detto prima del conferimento del premio,
la nostra memoria storica ci riporta all'arrotino che arrivava con la bicicletta e si metteva ad arrotare i coltelli in mezzo alla strada. Oggi questo mestiere, grazie a molti altri come te, non tantissimi, ma insomma altri come te, mantiene una sua identità. Come si è trasformato nel corso degli anni, degli ultimi decenni, questo lavoro? C'è da dire che sicuramente, come tutti i mestieri, hanno subito delle mutazioni anche un po' genetiche, perché ci siamo dovuti contestualizzare anche a nuovi materiali e quindi ci siamo dovuti adeguare a questo. Però abbiamo sempre mantenuto la nostra identità di artigiano, cioè ovvero lavoratore con le mani. Se molti mestieri si sono avvalsi di tanti strumenti che hanno facilitato questo procedimento, l'arrotino ha dovuto conservare per forza questa manualità, perché non esistono macchine che riescono a ripristinare. Ecco, prima della consegna del premio è stato ricordato come è stato stravolto il ruolo dell'arrotino. Prima andava sotto casa a ruotare, oggi da te arrivano coltelli dai più importanti ristoranti d'Europa perché vengano adeguati agli standard di questi ristoranti. Sì, io mi sento un privilegiato, perché parlando di artigiani voglio fare una precisazione. L'arrotino è un po' l'artigiano al servizio degli artigiani. Io ho sicuramente chef che sono gli artigiani del gusto, ma ho falegnami, ho sarti, ho anche incisori, ho veramente tanti settori che curo. Quindi devo dire che è un piacere, anche perché conosco tante realtà artigiane. Duccio Banchi è stato premiato come rappresentante di una categoria artigianale che affonda la sua storia nei secoli passati, quello di bronzista, che si mantiene attuale proprio grazie a dei giovani che credono ancora nell'artigianato e in questa forma di espressione artigianale che è quella del bronzista. Sì, nella mia famiglia ha cominciato mio padre, il quale ha imparato da un maestro che era arrivato in via dei Serragli, ha aperto bottega nel 25. Quindi lui ha cominciato lì nella bottega nella quale lavoro tuttora. Quando hai cominciato a respirare l'aria di bottega? Da ragazzo, piccolino. Quando c'erano le vacanze. Hai sempre avuto le idee chiare o ti è venuto anche dei dubbi? No, le idee chiare da ragazzo no, non le avevo. E anzi, l'idea di lavorare insieme al babbo non è che mi attirasse tanto. Ero curioso anzi di vedere altre cose. Quindi ho cominciato a tempo pieno relativamente tardi, dopo 20 anni, insomma. Cos'è che ti ha poi affascinato e ti ha anche sedotto di questo lavoro? Gli aspetti, diciamo, che mi sono piaciuti. Proseguire poi nella tradizione. Sì, diciamo gli aspetti che mi sono piaciuti, che mi piacciono di più di questo mestiere, è il fatto, innanzitutto, la varietà, perché la lavorazione del metallo include tanti aspetti, tanti settori, dalle maniglie per porte alle maniglie per i mobili, ai soprammobili, quindi è un settore molto ampio, quindi questo è un aspetto sicuramente bello. E poi anche il fatto di seguire tutta il ciclo di lavorazione dall'inizio alla fine, ecco, da quando si pensa di fare un oggetto a quando lo si consegna. Allora, i nostri telespettatori che volessero venire nei prossimi giorni a trovarti, dove devono venire? In via dei Serragli al 10 Rosso.